anche lui è il 99, è 99. Giocava nella, facevamo la juniores provinciale, sì. Sì, è uno che è il ragazzo, forse quello che sta meglio in campo, diciamo. Fulvio, probabilmente era una partita che un pareggio si poteva portare a casa, specialmente dopo il primo tempo. Sì, anche se devo dire che la differenza tra le due squadre c'è. L'Academy ha veramente dei bei attaccanti, giocano bene. Noi siamo una squadra purtroppo condannata a soffrire fino all'ultimo, siamo molto giovani, non abbiamo punti di riferimento. Oggi devo dire che dal punto di vista agonistico siamo stati in partita fino all'ultimo. Se pareggiavamo non rubavamo nulla, però questi sono i nostri limiti ed è veramente dura andare avanti, anche se i ragazzi sono cresciuti molto. Quindi ho visto adesso, mi viene il nome, il numero 7, una ragazza abbastanza che ci crede, insomma, ho visto abbastanza muoversi. Il tuo... Sì. Anche lui è il 99, è 99. Giocava nella, facevamo la juniores provinciale, sì. Sì, è uno che è il ragazzo, forse quello che sta meglio in campo, diciamo, ha doti atletiche, salta l'uomo, probabilmente è mezzo attaccante, anche se lui l'anno scorso faceva il difensore, l'ha spostato in avanti perché è l'unico che può mettere in difficoltà una squadra. Fa allungare la squadra, è bravo, sì, la fa allungare, contro uno. Sì, sì, sì. E quindi adesso bisogna puntare a questa salvezza, insomma, che arrivi prima possibile. Sì, per noi è veramente complicato questo, ci proviamo perché noi ci alleniamo molto bene, stiamo molto bene insieme, non ne facciamo un dramma, ci proveremo, certo, fino all'ultimo, tanto pareggiare a noi serve a poco, giocheremo le partite a viso aperto come abbiamo fatto oggi con una squadra che chiaramente ci è superiore, quindi onore a questa squadra che merita anche una categoria superiore. Grazie, buon lavoro. Grazie.